Newcastle vuole pescare ancora in Serie A. Chiesa e TH e O. Hernandez. Dopo Sandro Tonali, il Newcastle vuole continuare a comprare in Serie A. Il club inglese avrebbe puntato anche Federico Chiesa della Juventus e Theo Hernandez del Milan. Sull'italiano c'è anche Aston Villa, ma l'esterno non è convinto della destinazione, mentre l'Atletico Madrid vorrebbe il francese. Lo riporta Sky. Inter. Continua l'Interess e per Aspilicueta. Ritorna la voce di un interessamento dell'Inter per Cesar Aspilicueta. Il difensore ha un contratto fino al 2024 con il Chelsea. I nerazzurri potrebbero puntare sull'esperto spagnolo se riuscisse a liberarsi a parametro zero dai Blues, e a quel punto prenderebbe il posto lasciato vuoto in difesa da Milan Skriniar. Lo riporta Sky. AG, Cambiaso, Fiorentina, fa piacere MA, dovrebbe restare alla Juve. Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a Radio Firenze Viola. Fa piacere che il ragazzo sia accostato alla Fiorentina, ma per quello che mi hanno detto al 99,9% tornerà alla Juventus per restare. Ci sono comunque altre squadre interessate, come il Bologna. Juventus, riecco Timothy Weah. C'è anche Timothy Weah sui taccuini della Juve, un nome che torna di moda dopo l'accostamento delle scorse settimane. Il figlio di George, ex calciatore del Milan, può essere considerato come obiettivo numero uno per sostituire Cuadrado, in scadenza di contratto. Il Lille chiede 15 milioni di euro. I bianconeri vogliono limare qualche milione anche per via della scadenza del contratto coi francesi nel 2024. Napoli. Tre nomi per il dopo Kim, DANS ho sempre favorito. Kim Min-jae è vicino all'addio con destinazione Bayern Monaco. Secondo il Corriere di Mezzogiorno, il Napoli sta valutando tre nomi per sostituirlo. In pole c'è Kevin Danso, Lens, con le alternative Schürrle, Torino, e Itakura, Mönchengladbach. PSG, TODIBO per sostituire Sergio Ramos. L'addio di Sergio Ramos e l'infortunio di Kimpembe impongono rinforzi nella retroguardia del PSG nonostante l'arrivo di Skriniar. Ecco perché, scrivono in Francia, il DS Campos ha incontrato gli agenti di Jean-Claire Todibo, del Nizza. Milan, LA Salernitana ci prova per Gabbia. Matteo Gabbia nei colloqui tra Salernitana e Milan, il difensore non è sicuro di restare in rossonero, secondo tutto Salernitana. Su Gabbia c'è anche il Cagliari. Non solo Barcellona, anche LATL e TICO Madrid su AMRABAT. Sofyan Amrabat dovrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato, ma non c'è solo il Barcellona sul centrocampista della Fiorentina, secondo L'Equipe c'è anche l'Atletico Madrid interessato. Lecce. Preso LATTACCANTEALMQVIST. Il Lecce ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione. Si comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Almquist Pontus Skule, Eric, esterno offensivo classe 99, dall'FC Rostov, si legge in una nota del club. Dzeko al FENERBAHCE, le cifre. Edin Dzeko è un giocatore del Fenerbahçe. Il club turco ha ufficializzato l'affare precisando le cifre e i dettagli dell'accordo. In scadenza con l'Inter, il bosniaco guadagnerà 4,2 milioni di euro l'anno per le prossime due stagioni.
Lewandowski dice no a UNOFFERT araba da 150 milioni a LLANNO. Secondo il media polacco Mechiki.pl, Robert Lewandowski ha detto no a una super offerta arrivata dall'Arabia Saudita. Un club della Saudi League era pronto a mettere sul piatto un contratto da 150 milioni l'anno. L'attaccante del Barcellona, però, ha rispedito al mittente l'offerta. Dalla Spagna, ultimatum del PSG a Mbappé. Kylian Mbappé da un paio di settimane ha comunicato al PSG la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Secondo Mundo Deportivo, il club francese ha fatto sapere che entro 2-3 settimane l'attaccante deve decidere se confermare questa scelta, perché nel caso sarebbe venduto subito. Il PSG non vuole perdere a costo zero un giocatore del valore di Mbappé. Villarreal, Pepe Reina rinnova per un'altra stagione. Pepe Reina e Villarreal ancora insieme. Il 40enne portiere spagnolo ha rinnovato il contratto con il submarino amarillo per un'altra stagione, firmando fino al giugno 2024. L'ex giocatore di Napoli, Milan e Lazio è tornato al Villarreal la scorsa estate e ha collezionato 32 presenze nell'ultima stagione. Milan, Tonali Newcastle in chiusura. È terminato l'incontro a Milano tra il Newcastle e il Milan per il trasferimento di Sandro Tonali in Premier League. L'affare è ormai in fase di chiusura, presto le visite mediche in Romania, dove l'azzurro è con l'Under 21. Lazio, tentazione araba per Felipe Anderson. Le squadre dell'Arabia Saudita avrebbero messo gli occhi anche su Felipe Anderson, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Sia LAL Nas, sia LAL Shabab sarebbero interessate al brasiliano, che però vorrebbe rimanere alla Lazio. Adesso servirà il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio per scongiurare la sua partenza. Lo scrive il Messaggero. Tutti pazzi per Arda Güler, c'è anche il Real Madrid. Il nome che tenta tutti nel calcio europeo è quello di Arda Güler, fantasista classe 2005 del Fenerbahce. Il giocatore, tra i maggiori talenti emergenti a livello mondiale, è sul taccuino di tutti, squadre di Premier, il Milan, il Benfica e secondo il quotidiano spagnolo AS anche su quello del Real Madrid. Güler risponderebbe perfettamente alla politica di investimenti massicci dei Blancos sui giovani, sulla falsariga dell'acquisto del fenomeno brasiliano Endrick, che diventerà un giocatore del Madrid solo dall'estate 2024. Juve. Piace PARTEYDELLARSENAL. Nuova idea per il centrocampo della Juventus. Secondo quanto riporta Sky, la Juventus starebbe pensando a Thomas Partey dell'Arsenal, in caso di partenza di Adrien Rabiot. In scadenza di contratto nel 2024, il centrocampista dei Gunners potrebbe partire per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni. Per lui sarebbe già pronto un contratto triennale. E il ghanese avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in bianconero. Addio Napoli Guntoli, atteso a breve il comunicato. Si starebbe per sbloccare la situazione legata a Cristiano Giuntoli. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essersi convinto di lasciare libero il direttore sportivo da tempo obiettivo della Juventus. Il dirigente risolverà il proprio contratto con il club partenopeo e il comunicato ufficiale, riporta sempre la radio ufficiale della società, dovrebbe arrivare a breve. Roma, Gonzalo Villar in uscita. La Roma prosegue con la sua campagna cessioni. Oltre alla definizione delle operazioni in uscita di Volpato e Kluivert, i giallorossi lavorano anche sugli esuberi pronti a tornare dai prestiti. Uno di questi è Gonzalo Villar,
che dopo 6 mesi alla Samp e altrettanti al Getafe, tornerà nella capitale per partire ancora. Stando a quanto riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, il centrocampista spagnolo sarebbe finito sul taccuino dei greci del PAOK. Napoli. Però Simhen chiesti 180 milioni al PSG. Sul bomber nigeriano c'è tutta Europa, ma Aurelio De Laurentiis non vuole saperne di cedere e spara altissimo, 180 milioni di euro. Una cifra clamorosa, che farebbe del centravanti il secondo giocatore più pagato di ogni epoca dopo Neymar, 222 milioni. Tuttavia, la richiesta potrebbe essere una maniera di mandare un messaggio alle big di Europa. Per Osien servirà andare oltre ogni limite possibile e immaginabile. Olympique Lione, vicino il ritorno di Umtiti. Secondo il quotidiano catalano Sport, Samuel Umtiti sarebbe vicinissimo al ritorno all'Olympique Lione. Il difensore francese, dopo l'ottima stagione con la maglia del Lecce, è rientrato al Barcellona ma non fa parte dei piani futuri di Xavi. E la società blaugrana gli sta cercando una destinazione entro il prossimo 30 giugno. Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Nacho. Nacho Fernández ha rinnovato col Real Madrid. Il difensore, cresciuto nelle giovanili dei Blancos e in prima squadra dalla stagione 2010-2011, ha prolungato fino al 30 giugno 2024. Empoli, arrivata offerta ufficiale dal Tottenham per Vicario. Un altro giovane giocatore italiano potrebbe lasciare la Serie A. Tottenham ed Empoli sono pronti a completare l'affare Guglielmo Vicario. L'offerta ufficiale pari a 19 milioni dovrebbe essere accettata nelle prossime dal club toscano. Per il portiere è pronto un contratto quinquennale, fino a giugno 2028. Juve. Ufficiale l'addio di Angel Di Maria. La Juventus dice addio ad Angel Di Maria. L'argentino lascia dopo una sola stagione in bianconero. Un'annata trascorsa tra alti e bassi, che lo ha visto protagonista al mondiale vinto dalla sua Argentina, ma anche poco incisivo nella sua breve esperienza a Torino. Grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo per il futuro, si legge nella nota ufficiale del club. Il suo percorso in Europa non è ancora giunto al capolinea. L'attaccante, infatti, farà ritorno al Benfica, la squadra che nel 2007 lo acquistò dal Rosario Central. Inter, Idie a Demiral in prestito secco. L'Inter starebbe pensando a Mery Demiral per andare a rinforzare il pacchetto difensivo. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di un giocatore in quel ruolo. Soprattutto dopo gli addii di Skriniar e D'Ambrosio. Secondo la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro segreto fra i due club. Il turco, infatti, non rientra più nei piani del tecnico Gasperini. Ma l'Inter sarebbe intenzionata a prenderlo solo con la formula del prestito secco. Menuti di Maguire o McTominay per arrivare a Rice del West Ham. Il Manchester United è pronto a coinvolgere anche Harry Maguire o Scott McTominay per arrivare a Declan Rice. Secondo il Telegraph, i Red Devils stanno pensando di sfidare i Gunners per acquistare il centrocampista inglese. L'Arsenal resta comunque in pole. Occhio anche al Manchester City, che deve sostituire Gundogan, promesso sposo del Barcellona. Gli Emmers, dal canto loro, non hanno fretta di cedere. Sanno che perderanno la loro stella. Ma saranno disposti a farlo solamente per il prezzo che ritengono opportuno o per un affare conveniente che possa risolvergli i problemi. Juve. Rovella possibile chiave NELLAFFAR e Milinkovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Niccolò Rovella piace a Maurizio Sarri. E potrebbe rivelarsi la chiave per arrivare finalmente a Milinkovic-Savic.
Claudio Lotito valuta il serbo sui 40 milioni e non vorrebbe contropartite tecniche. I bianconeri, dal canto loro, dispongono di due giocatori graditi all'allenatore toscano, Rovella e Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio dallo scorso gennaio. Napoli, KVAR verso il prolungamento fino al 2028. Cavaica Kvaratskhelia è pronto a dire un altro sì al Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole blindare il suo gioiello. Il georgiano sposa il progetto azzurro e nelle prossime ore siglerà il rinnovo fino al 2028. La ciliegina sulla torta, dopo la strepitosa stagione appena disputata con il club che gli offrirà un contratto di 3 milioni a stagione. Inter, sì di Frattesi. Lukaku può restare. L'Inter sta lavorando per costruire la nuova squadra in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra avrebbe incassato il favore di Davide Frattesi. Al Sassuolo andrebbero 35 milioni, più il cartellino del giovane Samuele Mulattieri. Sul fronte Lukaku, c'è anche l'accordo con il Chelsea per prolungare il prestito. Per sbloccare tutte queste operazioni occorrerebbero i soldi derivanti dalla cessione di Marcelo Brozovic. Il croato è pronto a dire sì alla richiesta di l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Salernitana, KASTANOS può partire. Dopo aver risolto il caso Sousa, la Salernitana potrebbe pensare di cedere Castanos. A quanto pare, il direttore sportivo Morgan De Sanctis non lo ritiene indispensabile per il progetto futuro. L'agente del giocatore, Mario Giuffredi, non esclude affatto una cessione del suo assistito nelle prossime settimane. Sepe, invece, resterà a Salerno onorando gli altri 3 anni di contratto. Inghilterra, per Mount ennesimo no del Chelsea allo United. Guerra di posizione tra Chelsea e United per Mount, i londinesi vogliono 60 milioni, i Red Devils sono fermi a 50 e non intendono rilanciare. Tra i due club c'è una certa tensione perché è la seconda offerta che il Chelsea rifiuta.